Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato alle vostre collezioni. Eccoci qua per un'altra simpatica puntatella dedicata alle video reaction delle vostre collezioni, così vi do un bel voto e vediamo se dovete tornare a settembre, che poi fra un po' ormai ci siamo a settembre, quindi non è che ci sia così tanto tempo. Ci divertiamo a guardare i vostri orologi per imparare qualcosa di nuovo, per vedere orologi nuovi, per vedere come scegliete l'orologio, perché a volte possiamo anche imparare un percorso che vi porta a scegliere un orologio. E potrebbe essere anche quello al quale noi non avevamo mai pensato, non so. Un collegamento particolare che magari fa scaturire la scintilla, più che scintilla direi. Il grugnito, come si dice? Cosa fa? La scimmia che verso fa la scimmia? Non grugnisce perché è il maiale che grugnisce. Quindi la scimmia scimmietta, fa quel verso lì, scimmietta, e scimmiotta. La scimmia scimmiotta e quando vede gli orologi lì piazzati lì così, il percorso, lei no, fa finta di interessarsi al percorso, dice, oh, che interessante questo percorso che l'ha portato a scegliere. Voglio quell'orologio lì, capito? E te sei costretto poi a prendere anche quell'orologio lì che la scimmietta ti ha indicato. È tutto un magna magna qua, come si suol dire. L'orologio del giorno, oggi è questo bellissimo Oris Diver 65 da 40 mm, acciaio e bronzo, con il suo bel bracciale bicolore, la ghiera in bronzo. Non ce ne sono più in giro, non si trovano più, cioè, ormai sono fuori produzione. È un orologino che io mi tengo con piacere e che indosso con piacere. Tutto piacere. Detto questo, adesso giriamo gli occhiali e li inforchiamo e poi diamo un'occhiata un po' ai vostri video, dai, che poi devo andare a vedere i gattini qua, se no viene tardi, vai. Ciao Davide, sono Antonio Ciao, da Napoli. Complimenti Antonio. innanzitutto per farci entrare nelle case di quei matti italiani che e anche all'estero vedo che condividono la passione. I miei Stringiamo. orologi hanno una peculiarità, anzi due. La prima è che hanno un nome che io ho assegnato io, la seconda che No, parlano e ultimamente parlano solo di monarchia o repubblica, perché un coronato nella mia collezione non c'è. Ti faccio vedere prima i repubblicani, e cioè voglio Repubblica. dire quelli che vorrebbero il monarca, sono tutti orologi un po' screuzzi e quindi vorrebbero un monarca forte. Lui è Gigrobò. Altro quarzone, lui si chiama Fortunato, risale al mio periodo universitario e si chiama Fortunato perché ci ho fatto tutti gli esami. Un Ah, c'ho esame fake. teneva il cinturino rotto. E quindi non me lo potetti portare, bocciato. Potetti portare. Il resto sono andati tutti bene, fortunatamente. Il pezzente, Il lui è pezzente. proprio il pezzente, il ricordo dei Timex, questo quadrante prugna. Questo è un ricordo più che altro dell'epoca in cui seguivo mio padre nei cantieri quando ero ragazzino e tutti gli operai avevano questi Timex con. Diciamo questi, si vede anche il mio faccion, vabbè, con questi vetri plastica tutti arrugginiti, Vetri plastica calibro oggi. senza rubini, questo è proprio pezzente, solo tempo, e l'ho rimesso su oliando gli assi nella platina con lo svitol. Ogni Ma tanto lo no. metto in moto per vedere se va, lo facciamo anche adesso. Lo svitollo. Lo svitollo. Dai un colpetto, Uè. Ehi, non mi fa farsi brutte figure, svitoldo. non va, dai, lascia stare. Vabbè, è partito, dai. Il suo cugino ricco, Timex Electric, giunto a me in osso dal 1962, primo anno di produzione del Timex Electric, molto Bello. carino, non ha nemmeno la corona di carica al solito, la corona di rimessa all'ora. Che bello Perché sta questo. sotto Questo è un bello. orologio a batteria Bello questo. molto grazioso. Sì. Questo è 1962, Interessante. carino, della serie svizzeri sconosciuti. Zio Smeraldo, Zio Zio Smeraldo. Smeraldo è un bello orologino ritrovamento di mercato. È carino,
Carino, svizzero super sconosciuto, se non fosse che un amico del canale ha presentato un orologio della stessa marca. Mi sono rincuorato, Meno allora male. esiste. Sei il secondo giorno, buono. Svizzeri sconosciuti sempre, il mondato di cervello. Lui è il mondato di cervello e chiaramente per si rifà agli stilemi più noti. È un 100 metri questo, risalente agli anni 70. Corona piccola? Minchia. Minchia. Berios, il suo marchio, acronimo di Bertoli José, gioielliere del Bresciano che operava tra gli anni 50 e gli anni 80. Bertoli Ah, bravo. José doveva essere però un po' montato di cervello, in quanto Ma cosa c'è di il male? logo lo dice È un tutto. logo, dai. Quindi chiaramente questo qua non vuole il monarca perché pensa che il monarca sia lui. Ah. Questo è un vecchio Citizen degli anni 80, automatico, il Miota serie 80, il suo bravo bracciale, anni 90, no, anni 90 questo qua, Bracciale bracciale molto tamarro degli anni 90, non è il dei suo, giovanotti dai. degli anni Non mi 90, dire che è il era suo. molto tamarro. Non è. Lui è lo zar, vota repubblicano perché dice se proprio ci deve essere un re sono io, Ah. sono zar, e questo è arrivato con mille problemi, questo orologio. Nel senso che teneva il quadrante con alcune schifezze all'interno, un invertitore bloccato, non caricava l'automatico, insomma lo sono rimesso a posto io. Mi Bravo. sono divertito molto, devo dire che ora scarta di 4-5 secondi al giorno, è un buon orologio. Simpatico. Andiamo invece Oh. ai repubblicani. I Ehi, oh. repubblicani, lo scienziato. La Soot Bison Spasmatic anni 70. Lui è lo scienziato perché tiene la capa quadrata. L'Airman di Bello Gleisinger, questo, ci 24 piace. ore. Questo per leggerlo ci vuole uno che non è presbite come me. Bello orologio però. Sellita SV200. Bommarsi. Questo è lo sciccoso, dimentico di dire i nomi, questo è lo sciccoso, cassa in oro. Ah però, oro vero? Simpatico, dai. Lo utilizzo pure questo quadrante elegante, Io non lo diciamo. vorrei, Lo utilizzo per qualche occasione, insomma, un po' più importante. L'attuale presidente del Consiglio dei Ministri, Ah, presidente. lui è Lucien Rochat, Mamma è mia. il Pieni quadrante in madreperla, non so se si vede. anni 90, eh? Orologio che ha mille funzioni, ti dice persino che mese è, perché pare brutto se lo dimentichi a chiederlo a qualcuno, ma che mese è, insomma, pare brutto. Ci giochi a tanti giochi, tra cui cronometro, e devo dire la verità, la pasta asciutta viene sempre molto al dente con lui. Ci giochi a girare la ghiera, ci giochi a vedere se tua moglie c'ha la luna storta, e insomma ci giochi a mille giochi. Sei un simpaticone, Lui è rubato, eh? Bello. Omega Speedmaster Reduce con ghiera in oro, Bello questo. rubato perché me l'ha rubato mia moglie con il suo bravo calibro sovrapposto. Mia moglie si è fatta ridurre il bracciale e l'ha voluto lei, così come ha voluto lei questo Kelsey Master 300 da 36 mm, che Sì, credo te lo che è una tieni, dai. misura ideale per lei più che per me. Gliel'ho ceduto volentieri. Questo è il pescatore. Quindi questo qua vedo dalle scritte, perché l'amico qua ha messo anche le scritte in sovrappressione. Era Cosk prima della revisione dell'orologiaio e adesso fa più 20 secondi. Ecco, visto, quando qua ci toglie il dubbio sul fatto che uno dice un orologio che è Cosk dopo la revisione può essere considerato Cosk ancora, io intendevo dire che un orologio di 5 anni fa la revisione, lo rimonti tutto come era senza toccarlo. E se andava bene prima va bene dopo, ok? Se teneva, faceva 4 secondi prima li fa anche dopo. In questo caso abbiamo un orologio che è sicuramente degli anni 90, quindi avrà ha 30 anni. Un orologio che ha 30 anni sarà usurate le robe dentro, le robe saranno usurate le ruote, no? E quindi è logico che perde quella precisione che aveva.
probabilmente l'orologiaio ti dà la colpa a lui, ma probabilmente l'ha regolato un po' così su cronocomparatore, magari. E poi l'usura dei materiali, non so se l'ha cambiati, perché se te questo qua lo porti da Omega, magari ti cambiano anche i materiali di consumo, no? Sono consumate le ruote, la molla di carica io te la cambio da zero, e questo e quell'altro. L'orologiaio no. Quindi 30 anni di orologio pretende che abbia la stessa precisione di... No. 300 metri di profondità è l'unico che ho e c'ha pure la valvola dell'elio. Presidente della Repubblica è questo Venus, zia Venere, è un presidente della Repubblica da 35 mm, bracciale in oro, c'ha pure le mesh, se vedi, vedi, oro bianco e oro giallo intercalato, spettacolo il bracciale. Ha un sontuoso calibro Venus di manifattura anni 60, con cimelio di famiglia. Hamilton Khaki, regalo di mia moglie, orologio di presenza. Lui si chiama lo scartellato perché gobbo, se vedi, è asimmetrica la cassa per contenere i pulsanti e la corona. L'altro è paese che vai, orologio che trovi, in stile Bauhaus, questo quarzon della Skagen, Danimarca. Orologio non banale, questo è carino questo orologino, lo metto. E poi abbiamo un altro astenuto dalle votazioni, che è questo Suges, che con il calibro cinese, lui ST19. è il cinesino chiaramente, ST19, un buon orologio, devo dire la verità. Dunque, si astengono perché presi da un improvviso attacco viscerale. Lo scartellato Khaki, il danese Skagen e il cinese sta sul Chess. Bene, spero di avervi strappato un sorriso, spero che ti sia piaciuto questo video. Ti saluto, ciao. Ciao, ciao carissimo. Sì, no, diciamo che non è un tipo di simpatia che mi un po' forzata, non è che mi ha coinvolto più di tanto. La collezione gli diamo un 6 striminzito, gli do un bel 6 striminzito perché è una crocchion di orologi presi un po' qua e un po' là, senza arte né parte. Non lo so, non mi ha colpito particolarmente. Devo ancora comprendere, sono scioccato, devo ancora capire tutta questa storia dei repubblicani e dei monarchi, cosa voleva dire, perché non lo so, sei, te lo do, ma non mandare più video, guarda, va bene così, siamo a posto così, mi metti in confusione, non riesco a capire, dai, io passerei al prossimo video, ragazzi, dite, commentate, per la prima volta lascio a voi il commento sulla collezione e sulla simpatia dell'amico che ha voluto scherzare, è uno scherzone, prossimo video, va? Ciao Davide, Ciao! saluti da Strongoli Marina, provincia di Crotone, Comaster Marin. Buona estate. Buona estate, ecco qua, questo qua è il classico video cartoline dal mare, cartoline dalle vacanze, mandatele, sono 20 secondi, 15 secondi, non vi costa niente e ci divertiamo a vedere dove siete. Dite anche la location, perché visto qua l'acqua si capiva che era da qualche parte nel sud, di certo. Va bene, buone vacanze. Sono Alex da Ravenna. Oggi Ciao. ti mostrerò due miei orologi. Orologi? Iniziamo Ma con questo, come parli? che è uno Scuba Swatch Sì. Va sportivo, va sotto il mare. sotto il mare. E poi passiamo a questo, è un bellissimo Casio che puoi sentirti nell'astronave spaziale. Davide, io sono Cristina. Ti faccio Ciao. vedere i miei due orologi, sono Oggi. entrambi Timex, uno è piccolo, Si è un vede. po' verdino, Verdino, però non riesco. eh. Eccolo lì, Ecco qui, più Expedition. che altro il problema era mettere a fuoco. Ah, certo. Quadrante piccolo, però molto, molto carino, mentre il secondo è nero, Sì. più, diciamo, elegante. Ma sì, dai, va E niente, bene. volevo sapere cosa ne pensavi. Complimenti per i tuoi video. Cosa ne penso? Sono due Timex, due orologi economici di fascia super entry level,
al quarzo con il sistema Indiglo, che te premi la corona e si illumina il quadrante, ma si illumina per un particolare effetto dei fotoni e non tanto per perché c'è una lampadina dentro, no, c'è la luce. Belli, ce l'ho anch'io un paio, 30-40 euro, c'è degli orologini da utilizzare così, è un passant ogni tanto, si dice sempre così, poi quando gli orologi della collezione aumentano e rimangono lì in disparte, perché anche quando fai un lavoro di quelli pericolosissimi, no? Tipo l'agente dell'FBI, allora tendi a metterti ugualmente degli orologi un pochino più importanti, anche se si rovinano, perché sennò non hai più tempo per indossarli, se dovessi indossare sempre un Timex, no? Però belli, vanno bene. Aspetto un tuo commento e intanto passiamo la palla al papà. Papà, vai papà. Ecco, ciao Davide. Allora, ciao. Vado un po' in ordine cronologico. Vai. Prima ti faccio vedere lo Swatch. Lo Swatch. Swatch Irony. Sì. Che ho usato e che, più che volentieri, e risale certo. Un po' ai primi anni 90. Andiamo adesso su un orologio un po' particolare. Vediamo se... qualcuno indovina cos'è, se da qui si capisca qualcosa, è un Orient certo. Che tu avevi recensito più volte. Tristar. Ed è il famoso, perché adesso è ormai diventato un po' introvabile, no, anzi è proprio introvabile, sì. Tabacco Orient Tristar. Da 39 mm. Ecco, ho preferito mettere questo cinturino che secondo me ci sta insomma con il colore. E mi aveva colpito anche guardando il canale proprio per il design, per il colore. Bello, no? L'ho cercato finché sono riuscito a trovarlo, anche se con difficoltà, probabilmente era uno degli ultimi che si ritrovavano in vendita nuovi, l'ho dovuto far mandare dalla Giordania. Dalla Giordania! Per un sovrapprezzo di tasse, di importazione, eccetera, e l'ho voluto a tutti i costi in collezione, ecco, sempre orologi. Non costosi, ma ci tenevo appunto ad averlo. Bello, l'unica bello. Cosa, 39 mm mi sembra un po' ottimistico, un po' generoso. L'ho misurato, mi sembra che sia un attimino inferiore, quindi un po' più piccolino. L'avrei preferito un quel millimetro in più, ecco, mi sembra che sia 38 qualcosa. Va benissimo. Passiamo adesso agli orologi di fabbricazione russa che mi avevano cominciato a così colpire. Allora, inizialmente ho preso questo. Cos'è? Anfibia. Vediamo se va a fuoco. Vostok Anfibia. Mi piaceva questa cassa Kish. Che ha questo colore che richiama un po' al mare, la marina, quindi il timone, l'ancora, il colore così. Ho cambiato cinturino perché c'era un nato che non è che mi diceva granché. Ho applicato questo cinturino che è un po' massiccio, pesante, un po' squadrato così, però ci sta. Secondo me è proprio col tipo di orologio, tante volte si montano dei cinturini facendo delle prove e un conto è vederli a parte, un conto è vederli al polso con quel certo. Tipo di cassa e certe volte si hanno delle sorprese perché si adattano proprio a quel tipo di cassa. Quindi l'orologio è un po' maschio, un po' massiccio così, con un cinturino con questa tessitura un po' quasi da cingolato e con non particolarmente delicata, tutto sommato ci sta. Oh, andiamo avanti però. Mi hanno colpito questo tipo di orologi, i Vostok, anche per il rapporto qualità-prezzo, per la loro precisione, e ne ho preso un altro. Quindi sono andato su questo modello. Questo sì. Il mio percorso, diciamo, di scelta era partito perché mi ero un po' innamorato dei vari orologi James Bond, quel modello famoso che, se non sbaglio, era un Rolex. Che aveva queste tinte di finitura, ecco, c'è cioè questo sfondo nero, marrone scuro e oro. Gilt. Avevo cercato un modello simile, certo il Tudor Black Bay, ecco, è un ottimo orologio di quel tipo. Si fatica, qua. Ecco, però non avendo intenzione di voler spendere così tanti soldi in un orologio per il momento, ho ripiegato qui, diciamo così, ecco. Cercando un che esteticamente avesse un po' quel design. Capito. Poi non mi era piaciuto, una volta mi era arrivato con un bracciale, con deployant che secondo me non ci stava proprio. Quando ho messo questo, che è il classico da diver, ho visto che ci sta perché riprende, oltre ad essere
più leggero per un orologio che non è leggerissimo come cassa, ma riprende anche il colore proprio di quell'oro anche nel cinturino. Sì. Da quella volta mi è ricominciato a piacere, lo porto volentieri. Meno male. Anche qui penso che sia datato bene. Sì. Siccome non c'è due senza tre, due non fa tre, ancora una volta sono andato a comprare un russo che è questo, ed è al momento l'ultimo, ed è 41 mm, il cosiddetto Vostok Chernobyl, chiamato così perché riprende il modello, diciamo, il colore e il design di un famoso orologio che era rimasto bloccato sull'orario dello scoppio di Chernobyl nel 1986. Qua infatti riporta 1986 dietro. Ah, non sapevo. Lo faccio vedere, era un orologio a parete. Ganzo! Ecco, fotografato in una fabbrica dove era rimasto così, che riprende appunto il design di quello che poi hanno fatto da polso. Figata, non lo sapevo. Bravo. Infine due altri orologi. Allora, questo è un altro Hamilton che mi hanno regalato per il compleanno i familiari, ed è il King, Hamilton King, che ho preferito poi cambiare il cinturino mettendo questo vacchetta nero. Li cambi tutti, no? Ci sta. Ho preferito prenderlo al quarzo un po' per pigrizia, ecco, quarzo, avendo ma no, anche la data e anche la settimana. 5 ti do, 5. Pensando di usarlo spesso e volentieri, ho preferito non crearmi il problema ogni volta di star lì a rimettere la data. Ultimo, ecco qua, il nostro Citizen Pro Master. Ho preferito questo modello 40 mm di diametro, in questo verde scuro con questi riflessi neri, è uno di quelli sinceramente che uso di più per la sua versatilità. Ah, certo. D'estate, d'inverno, un po' in tutte le occasioni. Va bene Davide, spero che ti sia piaciuto il video, ti salutiamo tutti, complimenti a te e a tutti gli ascoltatori del canale. Un salutone, insomma mi è piaciuto il video, 7 minuti e mezzo di video per far vedere poi cosa, non... il succo veramente, cioè se io strizzo così no, viene fuori due gocce, vabbè dai, volevo darti 5, ti do 6 perché il Citizen Pro Master alla fine ha salvato la baracca, perché sennò c'è tre orologi russi che fra un po' non ti piacciono nemmeno a te, prendi un Hamilton e lo vai a prendere al quarzo, lì ti volevo dare 5 lì, perché proprio poi c'erano gli orologi della signora, quelli del bambino, ma quelli non li contiamo perché te hai giocato sporco, hai fatto partire loro in avanscoperta, no? Andate avanti che io vi copro le spalle, hai detto, no? E loro si sono buttati, biribim, biribà, poi salti fuori te e con questa mossa così di strategia, no? Pensi poi di prendere quel mezzo punto in più per poi andare in giro a sbandierare il tuo voto, no? Orgoglioso, ho preso 10, ho preso 9, ho preso 8, 6, ti do un bel 6 di incoraggiamento, ma ti aspetto a settembre perché qua non ci siamo. Il Pro Master, salvo il Pro Master, i tre russi, dai, sì, salvo anche tre russi, però i russi una volta uno che c'è, o fai la collezione di russi tutti, prum. Oppure basta che una volta che ne hai uno, anzi guarda, quasi quasi mi è venuta voglia di prendermene uno anche a me, sai. Prima o poi me lo rifaccio un orologino russo, dai. Prossimo video. Sono nuovamente io, il bambino del passato, con l'ego ipertrofico. Sì, ma oggi non ci siamo ragazzi, oggi non ci siamo, cioè tutta gente strana mi capita a me qua oggi. Sono nuovamente io, il bambino... che questa sera però è più libero di poter parlare a voce alta, in quanto la sua famiglia, che lo deride per questi video e per questa sua passione, è ad un concerto a Milano. Spaventa sto qua, parla in terza persona, la sua famiglia lo deride, questo qua è uno che è a un passo dall'essere serial killer, ragazzi, ve lo dico. Boh. Io vi mando questo video dalla provincia di Cuneo, dal Piemonte. E ve lo dico con orgoglio perché è una zona bellissima. Per l'amor del cielo. Si vive molto bene. Certo, il bambino certo. Cresce e, come già nel video precedente, si laurea in farmacia, incontra la sua farmacista che seguirà però la carriera dell'informazione medica. Ma che bello. Avranno due bellissime bambine che tengono molto alla loro privacy, pertanto non vi faccio vedere i loro volti. Foto che ho scattato l'estate scorsa in quel di New York sul ponte di Brooklyn, o Brooklyn come dicono loro, e loro dicono anche Pepsi per indicare questo orologio, che è il Rolex GMT Master 1, referenza 16700,
Mi soffermo un po' di più a parlare di questo, in quanto penso che sia, correggetemi se sbaglio, l'ultimo Geometry Master 1 prima dell'avvento del 16710, che segna l'inizio Geometry Master 2. Questo è un. Non lo so, io non me ne intendo veramente di referenze Rolex, sinceramente, di tutte queste, ho idea, puttanate, ma non sono puttanate, cioè nel senso di tutte queste variazioni, varianti e bla 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 bla. GMT Master 1, quello che noto è che questo qua ha già i bicchierini e ha la sfera GMT che è posta tra la sfera ore e la sfera minuti, proprio per non far toccare la sfera col freccione. Sugli indici, eh? Poi il rosso lì è abbastanza virato, ha preso un bel colore. Io questo non lo so quale dove va a infilarsi tra le varie referenze, tra la cronologia. Ci sono gli amici espertissimi di GMT che ci diranno un po', bello però mi piace. Cioè, a vedertelo a te, bravo, bello, mi piace, ma io non lo voglio. Hong Kong 1995 primo polso, comprato una decina d'anni fa da me, secondo polso, comprato, mi è stato regalato dai miei genitori Ah beh. perché sapevano che io ne ero innamorato. Oleon. Poi sempre dai miei genitori con la Top. collaborazione di mia moglie ho comprato, mi hanno regalato Ah, questo ti Oyster hanno. Perpetual 41 l'estate scorsa, nuovo di pacca, comprato in gioielleria. Concessionario ufficiale Rolex, non l'ho pagato un euro di più, cioè non l'hanno pagato un euro di più e non avrei voluto che lo facessero perché ritengo che siano già orologi cari e ancora andarli a strapagare per speculazione del momento per moda ritengo sia una follia. La vita mi ha dato tanto e io do tanto e ho dato tanto alla vita e Ma cosa sai ho dire? comprato a mia moglie Ah. questo Oyster Perpetual 34, anche qua nuovo di Beh, pacca. top, tieni. Nel angoscioso 2020 con mille peripezie, ma ce l'ho fatto. E ben 2 anni dopo le ho comprato un vintage che è questo Date Just 36. L'altro ho detto che era un Oyster e basta. Sì, preferisco gli Oyster ai Datejust in quanto sono orologi di una purezza, di una semplicità, ma contestualmente di una bellezza incredibile. Bello, Oltretutto per via di questi quadranti blu, tutti i miei orologi hanno un qualcosa di blu, il tema trainante è il blu perché è il mio colore preferito. bello. Vabbè. Ok. E dicevo questo Datejust 36 compratole poi 2 anni dopo, sempre in concomitanza del suo compleanno perché volevo che lei come me avesse un nuovo e un vintage. E io infatti un nuovo e un vintage. Bravo. Adoriamo spesso indossare gli Oyster insieme o i vintage insieme, insomma, condividiamo questa passione in modo effimero, superficiale, anche un po' goliardico, ma nella vita ritengo che ci sia spazio anche per un po' di Ma spensieratezza e certo. pertanto lo facciamo, indossiamo questi orologi con disinvoltura Disinvoltura, non piacere. e immensa gioia, Immensa gioia. un minimo di passato della mia famiglia, quindi vi faccio vedere un vintage, un lascito di mio nonno materno, questo Breitling Tour de l'Italie con cassa Inca Block, completamente restaurato, carica manuale, funziona molto bene, cui ho messo questo cinturino in alligatore blu, sempre per rimanere sul tema del blu, cui ho messo questa fibbia originale Breitling in oro giallo, ho fatto una fatica notevole a reperire e ci sta anche un orologio da poveri per Povero, cui ho non dire comprato così. qualche mese fa questo Hamilton Jazzmaster Performer, mi sembra che sia o un 38 o un 39 che porto con disinvoltura. Cosa vuol dire disinvoltura? Un orologio che posso usare in situazioni sportive o in viaggi o in trasferte, in luoghi magari un pochettino più a rischio, senza doverlo nascondere, senza la paura che attiri degli occhi magari un po' malintenzionati. Pertanto è un orologio che mi lascia libero di muoversi, di muovermi e in eleganza, perché lo trovo comunque bello, un orologio preciso, un orologio ok, sembra l'Oyster dei poveri. Ancora. Però
ritengo Ma che che l'ha abbia detto? un suo perché. E con questa mia massima filosofica vi lascio. Ritorno al bambino del passato, collego ipertrofico che vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione. E come nel video precedente, se ne va verso l'infinito ed oltre. Non ci siamo mica, ragazzi, non ci siamo mica. Il filosofo qua. Il filosofo, ma la puntata strana, sono sotto stress, sono sotto pressione. Con questi personaggi che mi capitano, ragazzi, veramente ho bisogno di andare a vedere i gattini su Instagram. Cioè, qua sono messi male. Ecco, questo qua è dei begli orologi, tutto bello, poi si è rovinato alla fine quando ha detto l'Hamilton Performer, l'orologio da poveri, oppure l'Oyster da poveri. Veramente una caduta di stile lì è stata, te lo devo dire con tutto il cuore, perché un orologio che costa più di 1200 euro, definirlo orologio da poveri è veramente una boutade messa lì che ha rovinato un pochino tutta l'atmosfera del video. Diciamo così, ti do un 6 perché è proprio politico, diciamo, no? Perché per cattiva interpretazione del... Io non sono politically correct, per amor del cielo, però insomma, un minimo di rispetto per il denaro ci vuole, diciamo la verità. Poi il resto, oh ragazzi, belli orologi, il GMT non mi piace, non lo vorrei, il Datejust ce l'ho, i due Oyster, il Breitling, quello lì, vintage, tanta robina. Bene, dai, prosegui così, magari cerca di essere un pochino meno snob, so che magari cercavi di scherzare, ma non ti è riuscito tanto bene. Io sono il primo che scherza, che dice le cavolate, però... Deve essere anche facilmente comprensibile che uno sta scherzando. Comunque ti perdono. Ora vado a vedere i gattini così mi tiro su, perché sennò... ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Spero vi siano piaciuti il video, i personaggi che capitano, che ce n'è di tutti i gusti. E vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre solo quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!